Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Sono Paolo941 e oggi siamo tornati con il nostro Circo Venezia, signori miei, per il Road to Triplete. Oggi ci aspetta una partita importante contro il Paris Saint-Germain, signori miei, ottavo di finale di Champions. Quindi dobbiamo essere concentrati a giocarcela giusta. Prima di partire col video, ragazzuoli, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando e che darete a questa serie nella ricerca e alla conquista del triplete. Vi ricordo di seguirmi se volete sui social, mi trovate sia su Facebook che su Instagram come Maullo941, link in descrizione. E se volete fare delle piccole donazioni per sostenere il canale, anche lì trovate il link in descrizione per poterle fare tramite PayPal. Detto questo, ragazzuoli, partiamo con il video. Ok ragazzoli, io ho già sistemato la formazione, ovvero i nostri 11 titolari che non si possono muovere, sono loro quelli fermi. Ricordiamo che Mbappé e Neymar giocheranno le loro partite da ex, perché giustamente loro due vengono direttamente dal Paris Saint-Germain, quindi giocheranno da ex. Sono andato avanti con il calendario, quindi già siamo a ridosso della partita, quindi non perdiamo tempo, scendiamo in campo, raga. Ok signori, ci siamo. Allora, siamo al Parco dei Principi, se non sbaglio, è lo stadio del Paris Saint-Germain. Ho messo a loro la casacca bianca, raga, perché anche se noi siamo fuori casa e loro in casa, noi giochiamo con la nostra maglietta portafortuna, che è la nostra maglietta nero, rossa e nero, arancione e verde. Quindi giochiamo con la nostra maglietta. Oh, questi sono partiti al mille. Vediamo di dargli una ridimensionata. Riquelme gira per Mbappé. Si fa anticipare sul cerchio di centrocampo. Ora il Paris Saint-Germain riesce a ripartire. Attenzione al limite, bello l'intervento di Pellegrini che anticipa e recupera palla. Pellegrini per Neymar. Cerca il passaggio per Mbappé. Mbappé vince il rimpallo. Mbappé entra in aria. Attenzione al limite. Mbappé. Vede Riquelme. Gol della M, signori miei. Gol della marmellata. Gol della marmellata. Ma il Venezia in vantaggio sul Paris Saint-Germain. Dai, raga, volevo tirarla, però poi ho preferito andare sul sicuro. Non sono i gol più belli del mondo questi, decisamente no, sono i gol quelli che fanno finire le amicizie, sono i gol quelli che uno ci rimane proprio di marmellata pesantemente, però sono quelli che uno è sicuro di segnare, raga, a meno che non ti chiami Gagliardini e la tiri sulla traversa. Anche se ieri, io quando sto registrando questo video, raga, ieri sera c'è stato Spal Inter e Gagliardini ha segnato questa volta a porta vuota, quasi totalmente libero. Questa volta l'ha centrata la porta, quindi questa volta c'è riuscito. Un like per Gagliardini. Quindi diciamo che sono quei gol che dico, sono facili da fare, ma che spesso si sbagliano, però. Se vuoi andare sul sicuro, li segni così. Attenzione al Paris Saint-Germain, però, che sta continuando a giocare nell'area. Sta continuando a giocare al limite dell'area. Questa cosa non mi piace per niente. Il tiro, Plinzari. Attenzione, pizzetto d'acciaio. Chi è costui? Non lo so, non mi interessa. Noi dobbiamo pensare solamente al nostro Venezia. Recuperare questa palla e uscire da questa situazione un po' particolare. Attenzione. Sì, vabbè. Me ne ha triplati due come se fossero due soldatini. Fuori questa palla. Fuori, ho detto fuori questa palla. Ma porca miseria. Vai, Plinzari. Vai, Plinzari. Va bene. Pizzeri l'ha guardato uscire in maniera. Chi è? Hernandez. Altro calcio d'angolo per il Paris Saint-Germain. Riquelme, non ti fare superare, Riquelme è tu. Riquelme è tu, grande Riquelme. Bravo Riquelme che l'aveva tenuto lì. Va bene, sono usciti. Dai, che la recuperiamo sta palla. Dai, che la recuperiamo sta palla. Riquelme ancora lui in chiusura. Non ti fare superare, Ricky mio. Il nostro Rodrigo Riquelme, non ti fare superare. Dai. Buono l'intervento, gli abbiamo fatto perdere l'attimo, ma riesce lo stesso a crossare Plizzari. Troppo fuori era Plizzari. Di Maria. Gioca ancora Di Maria, porca miseria. Adesso sono passate tante stagioni, raga, da quando ho iniziato questa carriera. E vedere ancora Di Maria al Paris Saint-Germain. Complimenti. Attenzione, Neymar. La palla aperta sulla fascia di sinistra. Neymar, il simulatore se ne va. Su quella fascia, il simulatore entra in aria nella parte corta. Pallone al centro per Mendodoro. Questa volta Mento d'acciaio, no Mendodoro. Mento d'acciaio non riesce. No, ma se le. No, vabbè, dai, ma. Cioè, se l'è fatta sbattere da addosso e l'ha buttata fuori il nostro giocatore. Chi era? Riquelme o Birindelli? Ma porca miseria, gli abbiamo regalato la rimessa laterale che era palesemente nostra. Però vabbè, grande recupero di Messi. Messi. L'ho detto Messi, raga? Sì, forse una volta di troppo. Allora, il Paris Saint-Germain riparte sulla sua corsia di sinistra, ma grandissimo l'intervento di Lollo Caffè, la mascotte di questo Venezia. La mascotte di questo Venezia, Lollo Caffè, che poi si fa una corsa, ma il Paris Saint-Germain riesce a recuperare la palla. Mbappé.
In chiusura Mbappé sulla fascia, palla che arriva ancora sulla fascia, Riquelme ora per vie centrali, Messi questa volta va a vuoto, Neymar cerca di chiudere lui la palla, aperta sulla fascia, grande la chiusura di Pellegrini che però si fa girare da Di Maria, Pellegrini però ritorna sul suo avversario e mette la palla in out, rimessa laterale per il Paris Saint-Germain, attenzione, Paris Saint-Germain, attenzione sulla fascia ancora Di Maria. Scatta su quella fascia, è libero, è libero, è libero, Pellegrini se ne va a vuoto. Mamma mia, mamma che brutte scivolate che stiamo a fare, raga. Qualcuno che lo va a chiudere, meno male, attenzione, palla respinta, Messi è libero di partire, vede subito Mbappé, vede Riquelme, ma il passaggio è brutto, vede Riquelme, ma il passaggio è brutto. No, cercava sullo scatto Birindelli, ma non è riuscito il passaggio finale. Ancora palla per il Paris Saint-Germain che nel cerchio di centrocampo la giostra bene, cerca lo spazio, attenzione, no, 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 no. Solo davanti al portiere, Plizzari fa il miracolo, mamma mia, e si arrabbia Plizzari, ci credo, fa benissimo a lamentarsi Plizzari. Che cosa aveva fatto? Non so chi fosse, raga, questa volta la calciano al centro, attenzione. Al 35esimo la palla buttata al centro, stacco di testa, la palla viene messa fuori. Vediamo se il Venezia riesce a recuperare, no, attenzione, scontro di Messi che casca a terra. Il Paris Saint-Germain al limite dell'area riesce nuovamente a presentarsi con la palla sui piedi, però Orsolini riesce ad anticipare tutti e recupera una gran palla, la gira nuovamente dietro per Piera, Piera nel cerchio vicino al centrocampo per Messi, Messi per Mbappé, Mbappé, vede il movimento di Messi che sulla corsa cerca di raggiungere la palla, c'è anche Neymar, ma la palla arriva a Messi, Messi dal limite, becca il palo, non ci posso credere, ma è fallo però. Mi devi dare il fallo, scusami, mi ha tirato un calcione che mi ha sbilanciato, dai. Palo di Messi, su un contropiede, guardate comodino, come si inalbera praticamente, dai, mi potevi dare il fallo. Se era al contrario, raga, avrebbe dato fallo, espulsione e tutto quello che volete. Però va bene, siccome siamo il Venezia, dobbiamo tenerci questa situazione così. Ancora, ora il Paris Saint-Germain nel cerchio di centrocampo, fa girare la palla. Si sposta sull'out di destra, ma la palla è recuperata ancora nel cerchio di centrocampo. Arriva Messi che vede Neymar che la mette a terra. Neymar cerca il movimento. Neymar, ah, va a girarla al centro, non sulla fascia. Ancora attenzione. Aia, buco difensivo pesantissimo. Il Paris Saint-Germain ne approfitta. Il Paris Saint-Germain ne approfitta ancora. Attenzione, attenzione. Sulla fascia grande l'anticipo di Birindelli che vede Riquelme che vede subito. Mannaggia. Un secondo di ritardo nel passaggio di Riquelme e il Paris Saint-Germain è riuscito a riconquistare palla, che ora se ne va ancora sull'otto di sinistra, della sua sinistra, stacco di testa, Birindelli, no, scusandomi, Plizzari non è uscito, Plizzari e il Paris Saint-Germain ha rischiato di pareggiarla proprio sullo scadere del fine primo tempo, nemmeno mi ero accorto che eravamo già arrivati al fine primo tempo, raga. Nell'altra partita, Borussia Dortmund 1, Milan 1, attenzione, buon risultato del Milan, che sta pareggiando 1-1 fuori casa. Buono, come noi stiamo vincendo 1-0 fuori casa. Attenzione, il Paris Saint-Germain parte subito, presta subito tantissimo. Il Venezia deve comunque stare calmo. Dobbiamo giostrare la palla, raga. Dobbiamo sì, giostrare. Che cazzo sei? Dobbiamo giocarla bene, raga, perché sono loro che devono correre e inseguirci. Noi dobbiamo solamente temporeggiare e saper affondare quando è il momento giusto di affondare. Ora il Paris Saint-Germain continua a giostrare sull'auto di destra, della sua destra. Palla che torna però al centrocampo per il Venezia. Venezia con Messi per Neymar. Neymar che la gira indietro per Lollo. Lollo che la vede per Messi. Messi per Mbappé. Vede il movimento centrale di Lollo che dal limite dell'area ci prova. Gol! Gol Lollo, signori miei. Gol Lollo! Gol Lollo! Addirittura Roberti salto all'indietro. Gol Lollo, signori miei. Hashtag Gol Lollo! Il Venezia fa 2-0. Grandissima azione. 1-2 velocissimo. Di Messi, Mbappé, Lollo che entra nell'area al limite dell'area di rigore, nella lunetta, becca di sinistro l'angolo perfetto. Oddio, una mezza ciofeca ha tirato, è stato molto fortunato poi che ha trovato questo tiro. Lollo Caffè che trova il suo primo gol in Champions di quest'anno, nella Champions di quest'anno. Paris Saint-Germain 0, Venezia 2. Bella partita, raga. Bella partita, nonostante il Venezia e nonostante il Paris Saint-Germain sia in partita, noi stiamo giocando bene, raga, perché sappiamo perfettamente tenere il campo e stiamo cercando di affondare quando possiamo affondare senza strafare, signori miei. Ora con calma, ci teniamo ancora questa palla nel cerchio di centrocampo, apertura larga verso Pellegrini.
Pellegrini che vede, Mbappé che vede, Neymar vuole il gol dell'ex, Neymar la vuole chiudere, non ci riesce. Non ci riesce Neymar, Neymar scusate, Mbappé non riesce a chiuderla, ora però il Paris Saint-Germain recupera la palla. Superato il centrocampo da parte di Mané. Mané sull'alto di sinistra, ma grande, l'anticipo, palla che ritorna a Riquelme e poi a Messi che però si fa anticipare, pestone su Messi e il Paris Saint-Germain riesce a ripartire al centrocampo, serie di passaggi fitti, ma la palla è un rimpallo fortunato per il Paris Saint-Germain, attenzione, ma il Venezia con calma al limite della propria area di rigore recupera il pallone e riparte, ora Messi palla a terra è partito Messi signori miei, è partito Messi, vuole mettere anche lui il sigillo in questa partita. Messi vuole far capire che ancora c'è. Messi la prova di sinistro. L'ho vista dentro, raga. Mamma che l'ho vista dentro. Sostituzione per il Paris Saint-Germain. Fuori Di Maria, dentro Soler. Fuori Kane, Moskin e dentro Calimero. È entrato Calimero, raga. Non so chi cazzarola sia. È entrato Calimero. Dai, è così. Siamo al 63esimo. Partita emozionante, partita emozionante. Allora, noi la prossima partita di campionato ce l'abbiamo a pochi giorni di distanza con questa e giochiamo contro l'Atalanta. Contro l'Atalanta, raga, andremo a mettere nuovamente la squadra dei panchinari, diciamo. Quindi io in questa partita non vorrei fare nessuna sostituzione in modo tale da far stancare loro e mantenermi belli freschi i panchinari e non avere il rischio di qualcuno che magari si può fare male all'ultimo o anche in questa partita e io poi ho problemi di sostituzioni varie. Guarda, ma ancora Messi, attenzione, Messi, questa volta si scrive leggermente lo spazio e questa volta la trova, signori miei, questa volta la trova, ma come festeggia Messi, ma che festeggiamento è, che modo di esultare è, comunque abbraccio dei compagni, Mbappé vede Messi che è al limite del, no, entra in aria, questa volta di destro, completamente spiazzato il portiere, Venezia 3, Paris Saint-Germain 0, signori miei. Quinto gol in questa Champions per Messi. Al settantesimo il Venezia la chiude. Il Venezia la chiude. Sia discorso partita, sia discorso qualificazione, penso. Sia discorso partita, sia discorso qualificazione. C'è un Paris Saint-Germain che è stato in partita fino all'1-0/2-0. Dopodiché è finito. Dopodiché è finito. Buon Venezia che ha difeso bene. Si è chiuso. Ah, fuori gioco. Era fuori gioco comunque di Riquelme. Si è chiuso bene, si è mantenuto giusto le distanze fra i vari reparti e non, niente da dire, niente da dire. Bel Venezia che ora, dopo un inizio di campionato un po' così, in cui ci prova comunque Paris Saint-Germain è ancora in partita. Lollo per Ampadu. No, ha detto che non la facciamo sostituzione. Altra sostituzione per il Paris Saint-Germain. Fuori Mané, dentro Gnabry. Ecco, Gnabry mi fa paura. Gnabry è un gran bel giocatore. Al 75esimo, Gnabry è pericoloso. Però non dobbiamo avere paura di nessuno. Stiamo vincendo 3-0. Siamo sul velluto. Potremmo tranquillamente fare delle sostituzioni. Ma non c'ho voglia, raga. Non c'ho voglia. Ve l'ho detto. Contro l'Atalanta voglio i titolari carichi. Brutto fallo intanto a centrocampo. Paris Saint-Germain riesce a entrare. Il Paris Saint-Germain sta continuando a giocare. Vuole, secondo me, trovare un gol per cercare di mantenere aperta il discorso qualificazione. Ma noi non glielo faremo trovare, signori miei. Noi non glielo faremo trovare. Vai Lollo, Plizzari all'80esimo, palla a lui. Con calma si guarda le unghie se se le è tagliate abbastanza bene, dopodiché la passa a terra per Collina Collins, che l'apre per Pellegrini, che la gira per Neymar sull'alto di sinistra, che con un movimento manda al bar il difensore del Paris Saint-Germain. Attenzione all'accelerazione di Neymar, vuole il gol dell'ex al limite dell'area, il tiro! Mamma mia, signori miei, che cosa ha fatto il simulatore? Intanto Pellegrini mi sembra si piglia un cartellino giallo, dovrebbe essere. Ah no, è Piera. Il nostro Kick Piera si è preso un cartellino giallo per il brutto fallo di prima a centrocampo. Comunque grande azione di Neymar, signori miei, che però non ci fanno vedere, non ci fanno vedere. Tiro di Neymar, la spizza il portiere del Paris Saint-Germain e la palla finisce sulla traversa. Adesso calcio d'angolo per il Venezia. Palla che arriva a Neymar. Lollo la stoppa. È chiuso però Piera. La stoppa col sinistro, col destro. Cerca l'angolino. Attenzione Orsolini. No, è fuori gioco. Mannaggia, porca miseria. Orsolini aveva sui piedi la possibilità di chiuderla definitivamente con un 4-0. Anche se Neymar ci è andato molto vicino. Stacco di testa. Palla al centrocampo. Il Paris Saint-Germain recupera il pallone. Nel cerchio di centrocampo ancora. Serie di passaggi e ripassaggi. Paris Saint-Germain avanza.
Un cambio completamente distrutto comunque, possiamo vedere le zolle che si muovono, o comunque il campo abbastanza zollato, errore, il Paris Saint-Germain parla per Lollo, parla per Orsolini che parte sull'auto di destra del Venezia, attenzione Orsolini cerca l'angolo dell'area piccola, attenzione si ferma per mandare al bar il difensore, palla al centrocampo, no, sì, palla al centrocampo, palla al centro dell'area ma poi lo stacco di testa non riesce, Mbappé, minuti di recupero raga, 3 minuti di recupero per finire questa partita. Alla fine di questa partita già se n'è andato il primo dei 2 o 3 minuti. Palla sull'out di destra del Paris Saint-Germain che cerca ancora di partire in contropiede. Cerca ancora il gol che potrebbe tenere aperto il discorso qualificazione al ritorno. Palla buttata al centro dell'area. Attenzione al limite, attenzione. E c'è il gol del Paris Saint-Germain. A 3 minuti e 15 secondi. 3 minuti e 15 secondi. Il Paris Saint-Germain trova il 3-1 e potrebbe aver riaperto un discorso qualificazione al ritorno. Potrebbe tenere aperto un discorso di qualificazione al ritorno. Ha segnato il numero 7 che ha mandato al bar Piera. Soler, Carlos Soler, colui che è entrato in sostituzione di qualcuno, non mi ricordo. E il Venezia, comunque, partita finita. Messi, la sparapacchia fuori, oramai la partita è andata. Stop del portiere del Paris Saint-Germain. Lopez, l'arbitro, sancisce la fine con il triplice fischio finale. Paris Saint-Germain 1, Venezia 3. Discorso che poteva essere chiuso di qualificazione per il Venezia se non ci fosse stato questo gol sul finale del Paris Saint-Germain. Però, è una vittoria molto importante, signori. Al Parco dei Principi, 3 punti importantissimi. Andiamoci a fare le interviste post-gara, signori miei. Andiamoci a fare le interviste post-gara e vediamo così di andare avanti. Intanto il Dortmund ha battuto 2-1 il Milan. Però vedete anche lì il Milan con quel piccolo gol fuori casa mantiene aperto un discorso di qualificazione. Salve il nostro comodino, sempre col suo bel maglioncino, oramai per scaramanzia si porta sempre quello. E possiamo migliorare ancora, non so qual era la domanda, però mi faceva simpatia questa risposta. Richelme, merita tutti i complimenti, Richelme. Richelme è stato un grande bello acquisto, signori miei. Sarebbe stato meglio segnare prima, pensiamo alla prossima partita e non creiamoci problemi mentali. Va bene, ragazzuoli, allora. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!